Ok, questo è un video che sto registrando di una cosa veramente assurda che mi è appena successa. Non so quando pubblicherò questo video, non so neanche se lo monterò o lo lascerò così raw. In pratica, oggi, praticamente 13 agosto 2018, quando sto registrando questo video, internet funziona correttamente. Qua sotto mi indica che è connesso. E la cosa strana è che di solito quando mi si disconnette internet, a parte che qui appare un triangolino giallo, e poi praticamente non funziona niente che riguarda internet. Quindi roba tipo Skype, Twitter ad esempio, lo apro così e non carica, come si può vedere, nonostante qui sia connesso e non c'è il triangolino giallo. Però c'è un'altra cosa che è molto strana. In pratica, ovviamente, essendo quindi connesso al modem, riesco ad entrare nel modem. Questa è la pagina del mio modem, quindi 192.168.1.1, che ho modificato con ispeziona per censurare l'IP e la password del wifi. Come si può vedere qui, connessione da internet attiva. Infatti sul modem ho tutti i LED verdi. Di solito quando si disconnette internet questi due LED di qua, linea 1 e linea 2, diventano rossi. E appunto qui appare connessione internet assente o una cosa del genere. E qui appare tutto azzerato. E un'altra cosa importante è che, come si può vedere qui, se io ad esempio vado ad esempio su, che so, Facebook, per dire, carica all'infinito. YouTube lo stesso, carica all'infinito, Reddit non carica nemmeno, Twitch e altri siti di qua non vanno. Però la cosa strana è che Ludomedia funziona, quindi Ludomedia è un sito, come si può vedere qui funziona, sto navigando su Ludomedia, vado ad esempio nella collezione, immagini, non sono pagine in cache perché Facebook ad esempio, come si può vedere qui, non funziona. Ludomedia funziona, posso vedere le notifiche, posso andare nel forum, andare in qualunque pagina e funziona esattamente come se fossi su internet normale. Ludomedia funziona. E la cosa strana è che anche Amazon funziona. Se io vado su Amazon, ad esempio qui metto, che so, GTX, Nvidia, Tesla, P40, ad esempio, funziona, mi trova quello che deve trovare e funziona. Amazon funziona. Twitch non va, Reddit non va, YouTube non carica, Facebook impossibile aggiungere il sito, Google non funziona, google.com non va nemmeno. Gli unici due siti, almeno tra quelli che ho provato, che funzionano, nonostante apparentemente internet in questo momento non stia funzionando, Twitter ad esempio non carica nemmeno, Telegram non carica nemmeno, non mi carica neanche i contatti. Qui sotto mi dice che internet è connesso, connected, come si può vedere qui, via cavo. YouTube non va, Reddit non va, Twitch non va, Amazon funziona ed è anche veloce, come si può vedere. Proprio funziona correttamente. Carica anche le immagini, posso anche zoomare, carica le immagini a risoluzione piena, esattamente come se fosse normale, normale. Google invece non funziona, ricarica. Ora, la cosa strana che appunto evidenzio in questo video è o in questo momento Google è collassato, cosa che mi pare improbabile. Perché non ha senso, la cosa strana è questa appunto. Il modem mi dice che è connesso, ho tutte le spie verdi, eccetera. Tutti i siti non vanno, YouTube non funziona, Facebook non funziona, Reddit non funziona, che so, Wikipedia funziona, a quanto pare. Cioè mi ha caricato adesso la barra qua sopra, questa grigia. Altervista ad esempio non va nemmeno. Wikipedia mi carica questa, la barra qua sopra, hosted by EPA, e nient'altro. Se vado ad esempio, che so, su altervista.org, vediamo un po' cosa posso provare più. Boh.
sito di Steam. Il sito di Steam funziona pure. Ok, il sito di Steam funziona pure. Apriamo Steam. Apriamo Battle.net. Battle.net non è connesso nemmeno. Go online, connecting, non si connette nemmeno. Il sito di Steam qua potete vedere funziona. Sono sul sito di Steam in questo momento e funziona correttamente. Ma Steam sta provando a connettersi. Non si connette, come si può vedere qui, non si connette. Quindi la cosa che voglio appunto dire in questo video, che è molto strana, è questa: come mai alcuni siti funzionano, altri siti invece non funzionano? Il modem dice che è connesso, qua sotto dice che è connesso, cosa sta succedendo? Internet sta morendo? Ora, non so quando caricherò questo video, sicuramente lo caricherò quando funzionerà internet e quando funzionerà YouTube, perché altrimenti non posso caricarlo. Ma in ogni caso lo caricherò sicuramente. Detto questo, ragazzi, è molto strano. Non lo so. Stacchiamo qua il video. È già 6 minuti e 25, già abbastanza lungo. Quello che devo dire, l'ho detto, è un video molto interessante. E il modem, comunque, per farvi vedere, riesco anche a navigarlo. Funziona, quindi riesco a entrare nel modem, riesco a entrare anche nel hub, nel router, quello hub che uso io, e funziona pure. Tra l'altro si è anche preso l'IP riceve byte e invia byte, perché internet parzialmente funziona, cioè Steam, il sito di Steam funziona, come si può vedere qui. Doom 4 10 euro, e Amazon funziona pure per qualche strano motivo. Che so, Wacom funziona, vedete? E Ludomedia funziona pure. Quindi al momento questi tre siti, Ludomedia, Steam e Amazon mi funzionano, tutto il resto no, Google non funziona completamente. L'ultima cosa che voglio far vedere è la configurazione attuale. Come si può vedere qui sono connesso via Ethernet, quindi via cavo. Nella configurazione via cavo ho tutto impostato su automatico. Come si può vedere qui, il DNS, il server DNS lo prende dal modem, quello che uso tra il PC e il router effettivo. Posso provare un secondo a modificare questa cosa. Vediamo un po'. Proviamo ad andare ad esempio con la sottorrete .1.1, vediamo se cambia qualcosa. Ma perché poi tutto all'improvviso? Perché funzionava correttamente e poi all'improvviso ha smesso di funzionare. Identificazione, vediamo se riesco a connettermi tramite la sottorrete .1.1. Rete non identificata. Non carica ancora niente. Adesso non carica più neanche Ludomedia e gli altri siti. Quindi era giusto come era impostato prima. Lo tengo in automatico, anche perché per il momento non faccio più server fissi. Adesso vedere, Ludomedia carica e Google non carica. Una cosa che voglio provare è, voglio provare anche a pingare. Ping ludomedia.it. Come si può vedere, pinga, funziona correttamente. Ping google.com. Non ha senso, non ha senso. O Google è morto o non so io. Comunque, per questo video molto strano è tutto. Noi ci vediamo alla prossima, non so quando caricherò questo video, quando funzionerà di nuovo internet correttamente. Ciao a tutti!